Eccoci qua, ancora una volta per le nostre interviste. La settimana scorsa abbiamo cambiato, invece che due della stessa squadra, ospitiamo il mister della squadra avversaria, che oggi è Daniele Loss, del Ciao Mercatone Bruno. 1, e uno dei nostri tanti portieri, Tantissimi Mikis portieri. Stangerlin. Ovviamente cominciamo dal mister per forza. Assolutamente. Bene, che dirti allora? Questo Mercatone è partito alla grandissima, dopo ha fatto un bel calo, adesso si sta riprendendo. Come mai? Spiegaci tu per chi non lo sa. Perché siamo una squadra assemblata quasi totalmente in estate, nuova, possiamo dire così, perché sono arrivati dei ragazzi giovani, qualcuno dell'HD, altri da altre formazioni. Sono rimasti 4-5 dei giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato di C2 con il Mercatone, e quindi diciamo un work in progress. Soprattutto l'inizio così positivo forse ci ha fatto un po' male, ci siamo un po' montati la testa Ma e poi. vista da fuori, poi magari non c'entra niente, ma casualmente è partito Berricelli, che è signor giocatore, intendiamoci, e lì c'è stato il tac, c'entra niente, o comunque è perso il giocatore importante come lui che, insomma, quando Ma guarda, ti vuole. dico, Pericelli ci ha dato una mano, magari non a livello di gol, perché non ha segnato tantissimo, però era un po' il rifugio di tutti i compagni nel momento di difficoltà in partita. Palla Pericelli, Pericelli la sapeva gestire. Abbiamo pagato un po' quello, forse più a livello mentale che a livello No, non tecnico-tattico. c'è un esempio da seguire, giusto in generale, no? Però un giocatore che è venuto ci ha dato una mano, e sui giovani ha avuto un certo influsso positivo. Speriamo che torni, cosa vuoi che Questo ti dica? Mercatone, insomma, che obiettivo c'ha alla fine? Cosa vuoi fare quest'anno? L'obiettivo è fare 30 punti. Dopo, quando abbiamo fatto 30 punti, Ma 30 punti ci vogliono per salvarsi? no, 30 punti è un obiettivo che ci Ah, siamo ok, non per dati. salvarsi, perché quando ci arriviamo più noi 30 punti, cioè, No, dettaglio. 30 punti sono un obiettivo, uno stimolo che ci siamo dati all'inizio stagione. Poi se i 30 punti, se quando li avremo raggiunti mancheranno ancora 3-4 partite, proveremo a toglierci qualche soddisfazione. Se invece sarà finito il campionato, sarà comunque positivo. La prima cosa è valorizzare i ragazzi e mantenere la categoria, perché la società è nata da poco, però insomma ha fatto tanti sforzi per arrivare in C2 e mi scoccerebbe, insomma. Passiamo a uno dei nostri portieri, Mikis Eccoci qua. Stangerlin, primo anno al Tavernario, Inizio e anno, da non quindi tanto che gioca a calcetto, nonostante vedete che non è proprio un giovane giovane, ma neanche vecchio, insomma, 28 ha anni, 28 partito anni a benissimo. Berlin. Mikis, raccontaci questa esperienza così al Tavernario Un dopo qualche anno mese. e 6 mesi, 4-5 mesi veramente belli, nuovi, mi sento bene, sto imparando tante cose, diverse sicuramente dall'ambiente della Serie D. Spero di poter dare veramente tanto, ci provo, ci proverò e tenterò Una delle ogni. poche squadre che ha quattro portieri, però una delle quattro portieri che se giocano o non giocano, aggiungo io, non è che si lamentano più di tanto, poi tutti vogliono giocare, ma ho conosciuto tanti portieri, tanti farebbero musi lunghi qua, invece qua chi gioca, chi sta a casa, bene o male, è Ma quasi contento, quasi quasi ovviamente. contento, sì, Ovvio beh, che il primo campo è campo. anno le pretese. Inutile averle fino a un certo punto e niente, sta qua per imparare, tentiamo di dare il meglio, speriamo. E dal tuo punto di vista, come mai questo Tavernario sta facendo una stagione a dir poco bruttina? Tavernaro, questione di sfortuna in un certo punto di vista, deconcentrazione, assenza dei singoli che danno qualcosa in più che non lo danno nel momento giusto, e discontinuità Ok, sicuramente, sono d'accordo quasi pretese. con tutto, la sfortuna la lasciamo Continuità. come scusa. Bene, tu che sei un esperto allenatore, giornalista, sai tutto di tutti. Chi vince il campionato, ricordiamo che oggi c'è proprio il big match e Caos Bassatesina. Anzi, visto che siamo prima anche di quella partita lì, azzardiamo un pronostico su quella che certo non è facile da pronosticare. Guarda, io ho incontrato tutte e due le squadre, abbiamo pareggiato con la Bassa Tesina, abbiamo perso con il Caos. Devo dirti che dopo aver visto anche le semifinali di Coppa di martedì scorso, la Bassa Tesina mi ha fatto una gran bella impressione, perché è una squadra che è organizzata, gioca un calcio a 5 semplice ma efficace, e ha un paio di giovani che sono veramente tanta roba, come si dice, perché Scarduelli e De Gasperi sono due giocatori di categoria superiore, secondo me. E quindi Spara un pronostico secco. oggi dico Bassa Tesina, e dico Bassa Tesina anche per la vittoria finale. Guarda, dai, di tu il risultato esatto. Risultato esatto, provo Gioca a Bolzano, 4-3 ricordiamo. per la Bassa Tesina. Se lo prendo, vinco qualcosa. Beh, senti qualcuno mai qui la Bassa Tesina, magari un paio di buste, qualcosa Come vedateli. penso? Bene,
E come finisce oggi il Tavernario Mercatone? Prima della partita ovviamente siamo sempre per chi... Allora, ho fatto i pronostici due volte nella mia vita, non con te. Una volta ho detto che perdevamo e abbiamo vinto, una volta che perdevamo e abbiamo perso, dico pareggio 5-5. Oh, con me 5-5. Michis, come finisce oggi? Dico 6-4 per noi. Oh, speriamo bene. Grazie a te due, alla prossima. Ciao. Ciao.